Ragazzi, è arrivato il momento di girare il video della vergogna. Non so se lo sapete, ma da quando sono diventata una bookstagrammer ho iniziato ad accumulare libri. L'ho detto 10.000 volte e non mi stancherò mai di dirlo. Continuo a comprare libri, continuo ad arrivarmi libri e io non ce la faccio più e non riesco più a leggerli tutti. Sto leggendo di più rispetto agli anni scorsi, però ho 40 libri non letti nella mia libreria. Li ho contati stamattina, mi viene da piangere, però va bene. Ne ho scelti alcuni che non ho letto e che davvero volevo leggere quest'anno e non sono riuscita a leggere. Prima di partire però con i libri che davvero volevo leggere quest'anno, facciamo una menzione particolare a tre libri che sono i libri della mia vergogna più vergogna totale, che ho continuato a rimandare. Alcuni di anni, tipo 10 anni, alcuni che continuo a rimandare nelle TBR e alcuni che stanno lì, non lo so perché. Comunque, iniziamo con quelli con i libri menzione speciale. Una menzione speciale va a Red Queen, che continuo a non leggere. Avevo acquistato il libro di Red Queen, non questo, la edizione paperback piccolina, perché l'avevo trovato in offerta, sia Red Queen che Glass World. Ho vinto in un giveaway questo cofanetto e ancora non l'ho letto. Ormai non lo leggerò più, lo so già, però prima o poi lo leggerò. È solo che non è questo l'anno, non sarà nemmeno il 2019 l'anno, non sarà nemmeno il 2020 l'anno, però lo leggerò, giuro che lo leggerò. Un altro libro è Frankenstein di Mary Shelley, che l'avevo messo in due TBR e non sono riuscita a leggerlo. Allora, io voglio veramente leggere questo libro, ma non ci riesco, non so perché, quando mi viene in mente di leggere il Frankenstein, succedono tante altre cose, tipo mi arrivano 10.000 libri che non sapevo l'esistenza, esce News of Nightmares, e quindi non l'ho letto, nemmeno questa volta, però giuro che lo leggerò, anche perché non leggo classici un sacco. L'ultimo libro classico che ho letto è stata una rilettura ed è Se una notte d'inverno un viaggiatore ad aprile, di Calvino, che è uno dei miei libri preferiti, e davvero devo leggere un classico perché è una vergogna. Un altro libro menzione speciale è 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che mi è stato regalato nell'anno mi è stato regalato nel 2005, ragazzi, quindi questo libro è qui con me da 13 anni e non l'ho ancora letto. Va bene che ero piccola quando l'ho ricevuta, avevo 15 anni, però forse è il caso di leggerlo, anche perché fra poco tipo si scolorano anche le lettere, quindi poi non posso leggere più, peccato. Non lo so perché, non mi ispira per un cacchio questo libro. Io voglio leggere qualcosa della Christie, ma non mi ispira, e quindi non so se lo leggerò mai. Passiamo ai libri invece che volevo davvero leggere e che non ho letto. Il primo è The Night Circus, che avevo acquistato ad aprile, per il mio compleanno, quindi mi sono autoregalata Night Circus insieme ad altri libri, e Night Circus non l'ho letto. Non so perché non l'ho letto, sinceramente mi ispira, però non lo so, è come se avessi cambiato idea. Sono 490 pagine di scritte piccole e proprio non lo so perché. Voglio leggerlo però, voglio leggere Il Circo della Notte, ma non so perché non trovo il tempo, non so quando leggerlo. L'altro libro è Bellezza Selvaggia. Ho comprato questo libro per caso, lo volevo mettere nella TBR di dicembre, voi non mi avete dato ascolto, quindi questo libro viene rimandato di nuovo fino alla fine dei miei. Un altro libro che volevo leggere, che ho acquistato infatti, ed è Il racconto dell'ancella, perché non ho mai letto niente dell'Atwood e sinceramente mi interessa un sacco e volevo leggere qualcosa dell'Atwood. Anche perché non voglio iniziare la serie Netflix, perché voglio prima leggere il libro. Non so però perché non lo leggo, cioè me l'ho anche dimenticata di averlo in realtà. Quando sono andata a vedere in libreria l'ho visto e ho detto ah cacchio, ma perché non l'ho letto? Non lo so, stessa cosa a questo che mi ero dimenticata ed è Chiamami col tuo nome. L'ho comprato questo all'uscita e non sono ancora riuscita a leggerlo. Volevo leggere qualcosa di LGBT quest'anno, qualcosa di più perché ho letto anche comunque dei libri LGBT e non sono riuscita a leggerlo. Non so perché, ho dei problemi, boh. Perché non leggo i libri che compro? Quando li compro io sono davvero contentissima. Dico, arrivo a casa e dico, ora lo inizio. Poi però mi ricordo che devo leggere il libro che ho in lettura e non riesco a leggere due libri contemporaneamente. Quindi alla fine non li leggo mai. L'altro libro che volevo leggere tanto è Vision di Alessia Coppola, che ho acquistato al Salone del Libro di Torino quest'anno. E c'è anche la dedica. C'è anche la dedica, ragazzi. Vabbè, guarda, c'è la dedica. Però ancora non l'ho letto.
Magari lo leggo quest'anno. Non lo so. Non lo so che problemi ho. Un altro libro che ho trovato in un book box è Ace of Shades di Amanda Foody, che volevo leggere, però molti danno, diciamo, hanno dato delle opinioni diverse. C'è chi ha dato una stellina, c'è chi ha dato 5, e sinceramente ho un po' paura di leggere questo libro. Non so sinceramente nemmeno di cosa parla, però mi interessava. Non lo so. Questo libro sarà pieno di non lo so, è pieno di uff, è pieno di vergogna, perché sta per arrivare l'ultima vergogna, perché questo libro l'ho cercato su Etchabooks fino alla fine dei miei giorni, l'ho trovato, l'ho scambiato con un altro libro che non mi ricordo nemmeno qual è, forse Red Queen, non mi ricordo, però poi alla fine non l'ho letto, ed è Il bacio dell'angelo caduto. Questo libro è la saga completa, sono 5 libri, se non sbaglio, sono 1000 pagine, e io vorrei leggerlo, però non so quando. Giuro che a gennaio lo leggo, perché questo libro davvero mi interessa un sacco. Poi mi hanno detto che ci sono gli angeli, c'è Patch che è tipo un book boyfriend, bellissimo, e io ho bisogno di book boyfriend nella mia vita, e niente, non ho letto nemmeno questo. Avrei paura, scusa, ti faccio spaventare. Quindi niente, questo era il video della vergogna, vi prego fatemi sapere se avevo dei libri in comune, così mi sento meno sola e magari possiamo organizzare, non lo so, tipo un gruppo di lettura, così li leggiamo insieme. Fatemi sapere se vi piace l'idea, così almeno leggiamo uno di questi libri, non lo so, un bacio a tutti.